Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gattori del Giorno su 94. Tra qualche giorno si giocherà l'ultima partita ufficiale del campionato tra il Sassuolo e la Roma. Una partita che, anche guardando il risultato parallelo di Lazio-Inter, ci potrebbe proiettare e confermare come terza squadra di questo campionato, guadagnando quindi altri 5 milioni che potremmo sfruttare o per il mercato o per altri bisogni economici. Non è questo però il punto del discorso. Negli ultimi giorni si è rivisto finalmente ad allenarsi con il gruppo il terzino Rick Karsdorp, uno dei giocatori più sfortunati di quest'ultima annata giallorossa, capace di giocare 80 minuti dopo essere stato fuori per 4-5 mesi, praticamente per tutto il periodo estivo. Ha giocato 80 minuti col Crotone, è uscito dallo stadio, rottura del crociato, fuori tutta la stagione. Già solo di pensarci mi vengono i brividi a quanto mi ero incazzato dopo quell'infortunio. Ma comunque, Karsdorp è ritornato ad allenarsi con la squadra e sembra addirittura che con il Sassuolo potrà giocare una buona fetta di partita. Non partirà titolare perché è ancora presto per rivederlo sul campo dal primo minuto, però con molta probabilità riuscirà a giocare almeno gli ultimi 20-25 minuti di questa sfida, e di questo ne sono sicuramente contento. Sono contento perché è riuscito comunque a recuperare con calma, non l'abbiamo messo come titolare settimane prima del suo reale rientro. Lui si è fermato credo a ottobre ed è tornato adesso, che è praticamente il periodo di norma che un giocatore dovrebbe seguire dopo una rottura del legamento crociato. Quindi sotto questo punto di vista sono contento perché è tornato nel momento giusto, non è anticipato, non è posticipato, è il momento giusto per rientrare. È un giocatore che ovviamente non si può valutare ancora bene perché, come appena detto, dopo aver giocato 80 minuti non puoi avere una valutazione precisa di com'è il giocatore. Io al momento del suo arrivo ero molto contento perché avevo visto le sue qualità in terra olandese, non mi vorrei sbagliare, addirittura era stato il miglior assist man di tutta la stagione e sicuramente ero felice del suo arrivo. Poi purtroppo c'è stato questo problema e ha dovuto saltare praticamente un'intera stagione. Potrebbe essere il nostro terzino destro titolare? Sicuramente sì, io aspetterei a buttarlo via dopo questa stagione, anche perché è stato veramente veramente sfortunato. Non è che ha sbagliato sia per sfortuna che per colpe sue, un po' come Schick, che è stato sia sfortunato ma anche sbagliato di suo parecchie partite. È stato un giocatore che non ha avuto neanche il tempo di dimostrare le sue qualità con la maglia della Roma e subito è dovuto stare fuori tutta una stagione, quindi io aspetterei a bocciarlo subito ancor prima di vederlo all'opera, perché sarebbe veramente una cosa assurda. Personalmente a me hanno dato molto molto fastidio alcuni commenti che ho letto sotto gli articoli del suo rientro con il Sassuolo. Alcuni commenti lo prendevano in giro quasi dicendo: ah, ma è vivo questo? Ma che ci facciamo? Il brodo? Ah, sto frascico? Ah, ma... cioè, vi pare il modo di rispettare un giocatore che comunque cerca di fare il suo meglio con la nostra maglia? Allora, penso che eravate tutti più contenti se ritornava in campo un mese fa e si rompeva un'altra volta il crociato. Io veramente queste cose non le capisco. Invece di essere contenti per un giocatore che sta soffrendo, perché per me un giocatore soffre sempre quando deve stare fuori dal campo così tanto tempo, essere contenti perché finalmente ha ricalcato il campo dell'allenamento, finalmente potrebbe rigiocare, finalmente potrebbe dare il meglio di sé con la nostra maglia, la gente lo prende in giro, ma... non lo capirei neanche di giocatori avversari, però in quel caso ci potrebbe anche stare, paragonando i due casi. Però se addirittura siamo noi romanisti a prendere in giro un nostro giocatore, allora veramente siamo alla frutta. Io questo lo dico per Karsdorp come lo dico per tutti, anche un De Frel, un qualsiasi giocatore, se rientra da un infortunio bisogna essere contenti. Non si può dire: ah, ma che palle, ma che ci facciamo? Cioè, cavolo ragazzi, cioè siamo contenti, ma magari non giocherà, magari giocheranno altri, per carità, però quando un giocatore rientra da uno stop bisogna sempre essere contenti, secondo me, chiunque esso sia, anche se è l'innominabile Gonalon, a parte gli scherzi. Sono molto contento del suo rientro, non mi aspetto nulla di che dalla partita col Sassuolo, perché sarà semplicemente un ritorno in campo un po' come aveva fatto Rudiger nello stesso Sassuolo-Roma. E di lì c'era stata un'altra rottura del crociato, veramente. Continuo a pensare che noi siamo maledetti dai crociati, veramente, non ci voglio più pensare. E quindi sarebbe un buon modo comunque per ritrovare affidabilità col campo, per fare almeno 100 minuti in questa stagione.
E poi da questa partita ricominciare per fare finalmente bene con la nostra maglia. Quindi io sulla fascia destra farei qualche accorgimento qualora dovessero partire uno tra Florenzi e Bruno Perez, però se dovessero rimanere tutti e tre io darei una chance a Karsdorp da titolare. Ci sarà da aspettarlo? Sicuramente sì, perché questi infortuni sono difficili da assimilare, sono difficili da contenere, soprattutto se sei un ragazzo giovane e mentalmente instabile, se così si può dire. Però io voglio dargli fiducia, secondo me può fare bene con la nostra maglia. Facciamogli fare tutta la preparazione estiva, cosa che non ha fatto la scorsa stagione. Facciamolo ambientare con la sua nuova squadra, facciamolo recuperare mentalmente e fisicamente e vediamo quello che riuscirà a fare con la nostra maglia. Poi magari alla fine di questa stagione ci accorgeremo che è un terzino mediocre, un terzino normale e magari lo daremo via. Però io voglio dargli una possibilità. Giudicarlo dopo questa stagione passata per 80 minuti giocati in totale è una cosa veramente assurda. Quindi forza Rick Karsdorp, dimostra di meritare questa maglia perché da parte mia hai tutta la completa fiducia. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Karsdorp, del suo possibile impiego per la prossima stagione, se volete che rimanga, se volete che venga ceduto, qualsiasi cosa volete. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto. Sempre comunque, forza, grande Roma. Ciao ragazzi!